lui è Biagio, l'abbiamo raccolto con la sorellina nelle campagne in un paese vicino a Palermo. Quando li troviamo sono sempre denutriti, sono sempre con zecche, pulci, quindi assolutamente le prime cose che facciamo sono proprio dare l'antiparassitario, sverminarli, perché sono sempre in condizioni brutte. Aveva poco più di un mese e niente, l'abbiamo curato, l'abbiamo portato dalla veterinaria, l'abbiamo vaccinato ed è pronto per andare a casa. È splendido, adesso ha 4 mesi, rimane una taglia contenuta. L'appello è qui che aspetta a zampe aperte una bella famiglia che possa amarlo per sempre. Se volete portare anche voi a casa questi begli occhioni, chiamatemi. L'abbandono degli animali è un atto doloroso che ci ricorda quanto possono essere crudeli gli esseri umani. I cuccioli come Biagio iniziano la loro vita con innocenza, ma poi l'abbandono, come in questo caso, li costringe ad iniziare un percorso difficile, carico di incertezze, carico di pericoli. E la storia di Biagio deve essere certamente un monito per incoraggiare tutte le persone ad essere più responsabili e più consapevoli nella cura degli animali. Speriamo che con il tempo l'empatia possa prevalere sulla crudeltà e che storie come quella di Biagio diventino sempre più rare, Stella. Speriamo che Biagio trovi presto una famiglia amorevole e che gli offra l'amore e l'affetto che si merita. Per adottarlo chiamate al numero 333-9674-963. Oppure, come al solito,